Bentornati su Pokémon Ranger, inizieremo oggi un'altra missione ovviamente. Allora, Solana chiede a dirci, non Minun, darò tutta me stessa per bloccare i piani malvagi di Mortimer. Esatto, adesso finalmente prenderemo parte all'ultima missione di Pokémon Ranger. Ancora no, tecnicamente, perché dovevamo... Beh, dobbiamo proseguire qui, dobbiamo andare prima. Aiuto, c'è un coso, non lo voglio perché non ci servono Pokémon adesso. Un Arbok, un Chawak. Dicevo comunque, ci avviciniamo verso la fine. Ah, non voglio Pikachu, del Let's Play. Adesso questo passaggio sarà libero, non ci sarà più Snorlax. Quindi potete darci quanto vi pare, insomma, potete starci quello che vi pare, quanto vi pare, eccetera eccetera. Allora, direi che possiamo continuare. Qui ci saranno stavolta dei Ralts e talvolta, sì, sempre il Chawak. E in questa grotta ci sarà lo Snorlax e niente può svegliarlo. Infatti stavolta c'è Snorlax là dentro e non possiamo farci assolutamente nulla. Quindi andiamo avanti. Andiamo verso il Tempio di Fiore. Se non vi ricordate la strada, ce la fanno rifare a forza, quindi dovete per forza sapere la strada. E ci siamo quasi, eh? Un attimo solo che non voglio sfidare Pokémon. Ed ecco qui, il Tempio di Fiore. Le porte sono aperte, quindi entriamo. È un po' lunga queste scale, comunque. Il Tempio di Fiore, missione 10. Questa è la musichetta buona, comunque. Eccoci, Tonks. Ok. Ci avete dato la caccia fin qui, siete davvero ostinati. È uguale, molto davvero. Dovreste applicare la vostra ostinatezza a qualcos'altro, agli studi, al gioco o all'amore. Bene, ora chiudo. No, ci ha trollato. Fa niente. Un attimo, fermati in rock. Tanto siamo ranger, amanti del pericolo e dell'alpinismo, quindi possiamo scavalcare questa cosa. No. Se non riusciamo ad aprire il portale non possiamo fare nulla. Ehi, guarda, su questo portale c'è un logo, è una fiamma. Forse un Pokémon del gruppo fuoco potrebbe aprircelo. Però non ce ne sono qui intorno. E non possiamo prenderli dalle altre aree. Dobbiamo tornare indietro? Ehi, che c'è? Esatto! Nel caso non lo sapeste, Charizard è del gruppo fuoco e casualmente ha fuoco 3. Comunque, Tonks, non è quel Charizard che hai salvato ai ruderi? Esatto. E grazie alla potenza di Charizard, wow, la prima e ultima eliminazione dell'ostacolo senza annerire lo schermo. Ciao Charizard, grazie del tuo aiuto, sei stato molto utile. Grazie Charizard, ti ha reso il favore, Tonks. Bene, meglio così allora. Benissimo, preparatevi a una... preparatevi a passare dei guai molto grossi. Allora, qui troverete varie specie di Pokémon, vari tipi di Pokémon. Ma la cosa più importante, ne dovete catturare per forza. Non per forza, per carità. Però dovete averne tre. Che a mia... pograttica roccia sei. Quindi non vai bene. Insomma, ce ne sono alcuni che consiglio vivamente di catturare. Poi ovviamente... per quelli che non catturate potete trovarli più in là nel gioco. Qui c'è un Donphan, per esempio. Donphan vi serve. È uno dei Pokémon che dovrete per forza catturare. Altrimenti alcune catture si potrebbero rivelare quasi impossibili da fare. Comunque, sto girando un po' per il Tempio di Fiore alla ricerca di Donphan e altri Pokémon. A proposito di Donphan, fammelo prendere. Via la cattura. Allora, attenzione a Donphan, perché vede la linea di cattura? Ci si fionda sopra. E avete giusto il tempo di catturarlo prima che rivada alla carica. Però, come ho già detto, preparatevene uno tipo due o tre. Comunque, Aerodactyl! Ti abbiamo già catturato, ma ti ricatturerò. Sputa il tuo raggio laser. Vai. Ok. Attenzione ad Aerodactyl, perché vola. E se vola, vi rompe le linee di cattura. Comunque, sì. Stiamo facendo una buona collezione di Pokémon di tipo... c'è un Vaporeon. Un po' di Pokémon di tipo terra e roccia, ma non è questo l'importante, insomma. Qua ci sono varie cose su cui potete scendere e salire.
Non ci interessa, già ve l'ho detto. Ovviamente, se non si era capito, non si può passare in queste scale qui. Chissà perché. C'è un buco, forse? Ignoriamo. Donphan, adesso non mi servi, perché prima devo fare alcune cose. Comunque, a parte esserci un altro Aerodactyl qui, seguite il percorso che sto facendo io. Fidatevi. Qui c'è un Ariados. E potrebbe esservi utile, ma non necessario. Allora, vai. Aia. Vieni qui, Ariados. Ok. Diciamo che non mi serve assolutamente niente, Ariados. Quindi, qui non c'è niente, ovviamente. C'era l'Ariados. Adesso, seguite quello che faccio io. Andate qui. Vi vedete che c'è un Jolteon? Bene. Scendete da questo coso e non scendete più giù. Vedete questo pezzo qua? Tanto mi registro Grovyle se non l'avevo già registrato. Dovete seguire il percorso che sto facendo, altrimenti alcuni punti diventeranno inaccessibili del Tempio di Fiore. Perché il Tempio di Fiore è mezzo rotto, è mezzo scassato, insomma. Altri Ariados. E ora, a parte che Raichu non sapete quanto può essere utile in questa battaglia, in queste battaglie, insomma. Via la cattura! No, non vuole spararmi il suo mini raggetto, quindi andiamo avanti e basta. Allora, Vaporeon, catturatelo. Attenzione però, perché, ecco appunto, a parte che ha ragione ora, quando i Pokémon hanno questo coro sulla testa vuol dire che possono scappare dalla cattura. Vai! Quindi se non siete abbastanza rapidi o non avete abbastanza cerchi da fare, scapperanno. Non so neanche io il perché, però i Pokémon con quei cosi sopra la testa, quelli arancioni, scapperanno. Bene, anche Vaporeon ci serviva, però ad un'altra cosa ci serviva Vaporeon. Ci serviva Vaporeon. Allora, stiamo infatti qui. C'è un altro portale. Un altro portale, e questo come si aprirà? C'è un'incisione. C'è un'incisione su questa lastra di pietra, ma no! A colui che i Pokémon prescelti sui sacri per gli stalli poserà, il cammino sarà rivelato. Deve essere un suggerimento per aprire il portale. Ah no, questa era Solana che lo diceva, però. Ed ecco qui. Ma sì, certo, i sacri per gli stalli di cui si parla nell'incisione, non credi che potrebbero essere questi? Un Pokémon blu, quattro zampe e il potere dell'acqua. Sì. E quindi ci servono tre Pokémon considerati sacri. È salito sul piedistallo da solo, come spinto da una forza. Era proprio come pensavamo, Tonks. Ok, ne mancano solo due. Un Pokémon giallo, quattro zampe e potere dell'elettricità, ossia Jolteon. Un Pokémon rosso, quattro zampe con il potere del fuoco, Flareon. Allora, Jolteon già l'abbiamo visto qua. Circa, era qua intorno. Eccolo qua. Vaporeon già l'abbiamo catturato. Ma dove può essere Flareon? Questo lo Jolteon non scapperà. Anzi, starà bello fermo. A meno che, facciamo una cosa, roccia non ci serve, giusto? Bene. Catturato. Non voglio sprecare troppo tempo, perché questa parte potrebbe rivelarsi abbastanza lunga. E voglio fare tutto quello che voglio fare, tutto quello che devo fare adesso, insomma. Lo voglio fare, indovinate un po', adesso. Perché, anche perché poi voglio dividere questa missione in due parti, considerando che è la missione di numero 10 e non so se lo sapete, ma ehi, è l'ultima missione. Quindi andiamo avanti. Allora, qui non c'è niente se non un Grovyle, che può servirvi a catturare come si chiama quel Pokémon? Mi sono dimenticato. Vaporeon, ecco. Non vi preoccupate tanto dei Pokémon che hai catturati adesso. Più che altro, catturate solamente i Pokémon, tra virgolette, sacri. E adesso, entrando in questa casetta, troveremo vari Pokémon, tra cui Medicham e Swalot. E Gengars. Non voglio che mi rubino i Pokémon questi Gengar, quindi catturiamoli subito. Allora, si smaterializza. Questo qua è quello giusto. Se provate a catturare quelli non giusti, spariranno. Gengar, vieni qua. Ok. Avviate uno o due Gengar. Consiglio uno, ma non per altro, ok. Ora, devo catturare per forza anche questo di Gengar, perché altrimenti è obbligatoria la cosa. Mamma mia. Ok. Getto! È un po' come Gardevoir la cattura.
Anche Guard War si separa. Non so se l'abbiamo già visto. Comunque, quelli sono Espeon e Umbreon. Loro non ci serviranno, ma li catturerò lo stesso. Perché? Perché sì, ecco perché. Allora, per loro uso la Pocrattica Volante, tanto per... Inoltre, Umbreon spara così. Ok, l'ho catturato tutti e due. Non che mi servano, per carità, perché non servono Umbreon e Espeon. Però adesso vi faccio vedere la Pocrattica Buio, che è da tipo non so quanti anni che volete che vi faccio vedere la Pocrattica Buio. Perché no? Facciamola bella vedere. Tanto ci servirà adesso, la userò... Adesso la faccio, la uso adesso. Beh. Se scendete qui, troverete... Ecco qui l'ultimo dei Pokémon che dobbiamo incontrare. E se notate, c'è un altro di questi simboli con cerchio e qualche altra cosa. Cosa vorrà mai significare? Beh, c'erano alla giungla Olivo. C'erano qui. Magari i poli sono collegati? Nah. Ok, dato che, come ho già detto, Espeon e Umbreon non servono, possiamo usare la Pocrattica Buio. Allora, ecco, ci riduce un bel po' i punti vita, ma ci raddoppia la linea di cattura. Vedete? Vieni qui, Flareon. Mancava poco. Ok, sputa. Devi sputare fuoco. Ok, no, facciamo una cosa. Mi sono un po' rotto le scatole. Vai, Minun, e fai quello che devi fare. Scossa! Nella posizione più difficile del mondo dovevi andarlo a paralizzare tu, eh? Mi sono anche morso la lingua mentre dicevo paralizzare. Comunque, già ho detto un sacco di volte, se avete difficoltà e avete bisogno di usare la Pokétattica di Minun, usatela. Non abbiate paura di tutto. Insomma. Comunque, no, non mi servivi. Vabbè, uso Espeon per una buona ragione. Anzi, no. Te ti catturo normalmente con un Gengar. Già che ci stiamo, che la Pocrattica Spettro dura un bel po', ne approfitto e ne catturo un altro po', così mi ricarico la linea di cattura. La barra del compagno, non la linea di cattura. E diciamo che dobbiamo andare a trovare un'altra volta Raichu. Carichiamoci adesso. No, non Jolteon, Raichu. Adesso andiamo a ricatturarlo. Perché fidatevi che, almeno in questa parte del gioco, Raichu, Jolteon... No, Jolteon no, per carità. Però serviranno la maggior... Insomma, più Pokémon possibili che abbiano l'abilità ricarica. E qui ce ne sono solo due. Un Raichu e un Jolteon. E il Jolteon vi serve per un'altra cosa. Quindi catturate sempre questo Raichu. Abbiatelo sempre... E quando dico sempre, intendo sempre, in squadra. Non importa se vi dà poca esperienza, ma serve. Allora, il video sta durando leggermente poco, considerando quello che dovrebbe durare. Allora, giallo a quattro zampe, potere dell'elettricità. Mettiamo Jolteon sul piedistallo. Cioè, se ce va da solo, però. E adesso, rosso, quattro zampe, potere del fuoco. Flareon, a noi. E ora... I tre piedistalli con i tre Pokémon sacri apriranno il portale. Liberiamo i Pokémon, grazie infinite. A colui che i Pokémon prescelti sui sacri piedistalli poserà, il cammino sarà rivelato. Andiamo, Tonks. La sfida finale ci aspetta. Musica da pericolo. Qui c'è un punto di salvataggio, non ci andrò. Allora, vedete questa specie di piramide? Non ci dovrebbero essere Pokémon qui, quindi non vi preoccupate di questo. Ma saliamo per le scale. Ovviamente il boss finale è nella prossima parte. Ma cerchiamo di catturare tutti i Pokémon che ci sono qui. Voi Ranger non fate altro che blaterare a proposito dei sentimenti dei Pokémon. Per me i Pokémon possono provare solo tre sensazioni: fame, sazietà e rabbia. E ha tre Linoon che dimostrano questo. Allora, Linoon, molto veloci. Parecchio. Non serve la Pocrattica Lotta però. Cercate di paralizzarli. Ok, abbiamo paralizzato uno. No, dannazione. Aia. Allora, quelle sono le catture più difficili del gioco. Oh, lo tolgo lo stilo quando... Ok. Dicevo, tolgo lo stilo quando lo faccio, però. Paralisi almeno due. Ok, tutti e tre, dai. Ok. Preferisco fare così. Vedete quanti punti ho perso solamente con questa battaglia?
Ecco, tanto per dirvi quanto può essere complessa questa roba. Avendo perso non sono la persona adatta a dirlo. Tu e tre Pokémon sembrate avere un legame a livello emozionale. Adesso, un suggerimento. Ogni volta che perdete più di 10 punti salute, andate a ricaricarvi con Raichu e andate a ricatturarlo. Sì, può sembrare una perdita di tempo, ma fidatevi che se avete la ricarica al massimo, state non so quanto meglio rispetto a tutto quanto. La cosa bellissima è che si possono portare i Pokémon del Tempio di Fiore, non è considerata una nuova area. Quindi il Tempio di Fiore vero e proprio, il percorso per andare al Tempio di Fiore è la stessa cosa in questo gioco, non cambia. Comunque, ripeto, questo Raichu è fondamentale. La cosa bellissima è che nella prossima parte, in questa parte, le miniature saranno legate da una leggenda che vedrete più in là, ve la spiegherò nella prossima parte quando inizieremo. Comunque, io ho pochi Pokémon con le Pokédattiche adesso. Ho Medicham che può servirmi parecchio, Espeon che non sapete quanto è utile, Gengar e Donphan, ma adesso iniziamo con questo. Guardate, mi sono la stella nascente del Team Rock. Sarò molto presto comandante, osservate la mia abilità. Vedete questi tre? Questi sono non complessi da catturare, per carità, ma possono darvi qualche problema. Gengar è la soluzione a questo problema. Gengar non sapete quanto può essere utile solo in questa battaglia. Se non avete Gengar ci metterete non so quanto, perché Bailiff lancia le foglie, tipo mi sembra Boomerang. Uno esplode, qui lava, e Croconaw spara getti d'acqua, insomma. Posso leggere? Non ho letto. Voi siete strani a tutto ciò, ma vi va di ascoltare le mie lamentele? Quando le cose si fanno serie, il boss si preoccupa solo dei suoi figli. Se non sei imparentato con il boss, puoi scordarti di riuscire a passare di grado. Non ne posso più di quella situazione. Ricordo, qui, ecco, adesso ci sta una delle parti più difficili. Avevo sentito parlare di te, ma non avrei mai pensato di rivederti qui. Scusate se ho riletto, però il tuo coraggio e la tua determinazione mi lasciano di stucco. Con il passare degli anni non dimenticare mai la determinazione che ti ha portato fin qui, ma ricordati anche che a volte è meglio arrendersi piuttosto che soffrire inutilmente. Allora, la fa tanto lunga sulla resa e qualche altra cosa, ma la lotta non è per niente difficile da fare, se avete Minun ovviamente. Paralizzate Blastoise, è quello che dovete catturare. Ecco appunto, insieme a Blaziken, però anche Blaziken può essere un po' difficile. Adesso, qui uso la Pokédattica di Espeon. Espeon! Espionage! Bene. Wow, che fortuna! Aia, dicevo che fortuna, però. No. La Pokédattica lotta. Però ho toccato il coso, quindi. Ok, devo catturare prima Blaziken a ogni costo. Ok, ma dannazione! Allora, lo stilo mi scivola e non riesco a catturarlo. Tanto per non essere difficile stavolta, eh. E fermo, Blastoise! Ok, poi Rattica Elettro. Ok, prima Blaziken. Ok. Ok, adesso Blastoise può essere piano quanto vi pare, tanto ormai ho fatto. Dopo che avete catturato Blaziken, è una stupidaggine catturare Blastoise. Basta che ricaricate un attimo la barra del compagno, lo paralizzate e catturate il Pokémon. Ciao! Ta-da-da-da. E abbiamo catturato Blastoise e Blaziken. Come ci si può impegnare così bene? Come ci si può impegnare così tanto bene per qualche Pokémon? I Pokémon sono solo degli strumenti che abbiamo a disposizione per raggiungere i nostri scopi. Il boss è pronto. Andate a provare sulla vostra pelle la vera potenza del Team Rock. Allora, se salite per queste scale, c'è il boss finale. Ma, e questo è un consiglio da persona che l'ha fatto un sacco di volte questa cosa, se volete avere la vita facile, dovete procurarvi alcuni Pokémon. E io ce li ho quasi tutti quanti. Allora, prima di tutto, come al solito, ricordo, se avete la possibilità di ricatturare Raichu, fatelo.
perché vi serve un Pokémon con ricarica. Se non ce l'avete, potete dire addio a tutti i sogni di gloria che è, insomma, della fine di Pokémon Ranger. Quindi, catturate di nuovo, sputami, il raggio elettrico e cercate di ricaricarvi almeno una volta la Poketattica di Minun. Almeno un'attacca. Adesso, cerchiamo... sì, forse dice Vaporeon. Sì, assolutamente. Vaporeon ci riserve. Che ci credete o no, che ci crediate o no, Vaporeon ci riserve, quindi... E non scapperà più, credo. No, scappa invece. Vabbè, questa è la tecnica. Spara. Ah, vedete? Scappa via. Così ve l'ho fatto anche vedere. Dovete paralizzarlo o fare qualcosa. Io penso di farlo adesso, guardate, lo paralizzo. Sì. Mi conviene paralizzarlo. Spero che sia carica 1, perché così non spreco troppe cariche. Ok. E cercate di catturarlo. E magari ricaricarvi anche la carica. Ok. Ve l'ho già detto, se non è almeno a 1 la carica, è molto difficile il boss finale. Adesso, abbiamo Vaporeon, abbiamo Medicham, abbiamo Donphan. Per me, questo è il minimo. E quando dico minimo vuol dire che se non avete questo, perderete la battaglia finale. Quindi, abbiate questi due. Ora, nel prossimo episodio, andremo sulla cima del Tempio di Fiore ad affrontare il boss finale. Quindi, alla prossima parte. Ciao da Poketonks!